Quindi seconda parte, ieri abbiamo presentato quelli che sono i servizi inerenti alla consulenza, che cosa dovrebbe o non dovrebbe contenere un servizio di consulenza a supporto dell'albergatore. Oggi invece vedremo il business plan e il marketing plan di una SPA, accennato molto brevemente, quindi cercheremo di capire che cosa sono i servizi di marketing e quale dovrebbe essere il business plan di una SPA. Innanzitutto due dati importanti: il mercato, quindi gli alberghi e il settore delle SPA. Siamo all'inizio 2010, abbiamo un censimento per cui gli alberghi sono a questa data, quindi aggiornati a due anni fa, circa 34.000 le strutture alberghiere, di cui abbiamo 344 alberghi a 5 stelle, che poi sono accresciuti comunque, già vi dico, vi do questa informazione, perché se non sbaglio siamo attualmente su circa 900 strutture, quindi sono aumentate. Comunque, essenzialmente qui ci interessa guardare com'è la distribuzione degli alberghi. La maggior parte è situata nelle città d'arte, abbiamo circa 5.000 alberghi a 4 stelle, circa quindi 8-900 attualmente a 5. La maggior parte sono alberghi, come vedete il grosso è concentrato sulle 3 stelle, effettivamente corrisponde abbastanza, 17.000. E poi i rimanenti 6.000, 2 stelle e un albergo e una stella, abbiamo 4.000 alberghi. Questa è la composizione del mercato alberghiero, più o meno, grosso modo. Quindi sicuramente il target principale sono i 3 stelle, che rappresentano lo zoccolo duro. Noi abbiamo censito, utilizziamo un database dove 1 e 2 stelle non li abbiamo, per cui parliamo circa di 20.000 alberghi dai 3 stelle in su, di cui appunto abbiamo 17.000 3 stelle, circa 4.000 i 4 stelle, la minima parte sono i 5. Questo è il mercato. Dopodiché sicuramente l'Italia comunque ha mantenuto una posizione leader per quello che riguarda il contesto nel Mediterraneo, preceduta solamente dalla Spagna, quindi il comparto alberghiero essenzialmente tiene, queste parliamo di statistiche Istat. Comunque quindi è un paese leader, assolutamente, per il settore turismo. E per quanto riguarda i dati, vediamo invece che il comparto benessere, qui abbiamo un dato perché, come dicevamo ieri, i dati in questo settore non sono particolarmente aggiornati. Comunque, per capire i pesi, su circa 35.000 aziende nel settore, tra strutture termali, imprese benessere e quant'altro, abbiamo... Come vedete ci sono circa 25.000 centri estetici che rappresentano l'80%, centri benessere circa 2004-2005. Noi sappiamo grosso modo che su questi alberghi dai 3 stelle in su, grosso modo abbiamo circa 2.000 SPA su 20.000 alberghi dai 3 stelle in su.